Eccoci, buonasera a tutti. Ok. Vediamo quando arrivate. Buonasera. Inizio a vedere gli occhiolini. Eccola Viviana. Che bello. Oh, Petano. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, che bello vederti Gaetano, che piacere. Viviana, che stupenda, sempre in prima linea. Ciao Mirella, ciao 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 a tutti. Michela, ciao, buonasera. Che piacere vedervi. Ciao Giovanna. Sara, ciao Sara. Come state? Ciao Antonella, ciao, che bello. Finalmente ci vediamo di nuovo. Ciao Emanuela. Patrizia, mi stavate mancando, quindi è un appuntamento che mi sta piacendo tantissimo. Ciao Luana, buonasera. Ciao Laura. Lina, che bello. Cristina, ciao. Buonasera a tutti. Sì, è un appuntamento che mi piace tantissimo e quindi quest'oggi non vi ho avvisato che facevamo qualcosa in particolare perché ho pensato di farvi delle sorprese o di scegliere insieme che cosa avremmo voluto vedere attraverso i numeri. Ciao, ciao Stefano, stavo dicendo Vincenzo, aiuto, come Maria Grazia. Ciao Cristina, Gabriella, ciao, buonasera. E quindi adesso aspetto che arrivate ancora un altro po' e poi scegliamo insieme l'argomento della serata, anche se c'è una cosa che mi affascina tantissimo farvi conoscere, perché credo che sia un argomento molto molto interessante. Se siete curiosi, voglio vedere innanzitutto se mi sentite, perché ogni tanto vedo dei blocchi, quindi non so se la mia connessione che si blocca, non vedo scorrere commenti. Ciao Sabina, buonasera. Mi sentite bene? Vivi, ancora ti vedo. Dimmi se ci sono. Ok, Laura, sei curiosa? Perfetto. Mi senti, Cristina? Grazie. No, non vi lascio sulle spine. Ok, era solo che avevo avuto per un attimo il dubbio che non mi vedeste più, ecco. Quindi, ok, no, non vi lascio sulle spine. Allora, è tutt'oggi che ci stavo pensando e pensavo che sarebbe molto bello conoscere il proprio anno karmico. Che cos'è l'anno karmico? È l'anno che in qualche modo ha condizionato la nostra vita e anche se noi molto spesso, magari se eravamo piccoli non ce lo ricordiamo, oppure quando andiamo a fare il calcolo, no? Lì per lì non capiamo che cosa possa essere accaduto in quell'anno lì, però noi ce lo mettiamo da parte e sicuramente capiremo che in quell'anno come se la nostra vita si fosse svelata, il nostro compito, perché siamo qui su questa terra e da lì sarebbe cambiato tutto per noi. Quindi, se vi interessa, ciao Mary! Allora, i conti sì, i conti questa volta sono molto semplici, eh? Quindi Laura è molto interessante. Bene, ciao Luisa, buonasera. Speriamo sia un calcolo facile. Sì, guarda Viviana. Allora, l'ho considerato bene, prima di proporlo, perché ho detto, dai, è un conto piuttosto semplice, quindi ce la facciamo tutti. Allora, anno di nascita, giorno e mese. Quindi fino a qui è perfetto. Sommiamo, sì, brava, il nostro anno di nascita. Ok, io sono nata nel 76, faccio 1976, più giorno,
più mese. Adesso ho i fogli e ve lo scrivo un pochino. Allora, anno in colonna. Adesso, ciao Carla, solo un caro saluto, va benissimo. Certo che la puoi fare, Luisa, la domanda. Aspettate, aspettate, aspettate. No, 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 ve lo faccio vedere come si fa. Un secondo, arrivo, eh. Allora, io faccio per esempio una data a caso. 1986, metto l'anno, il giorno di nascita 22 e il mese metto un 10. Guardate come si fa. Ok, si fa così. In colonna, mi vedete? Allora, anno in colonna. Si vede al contrario, lo so, a specchio. Più giorno, più mese in colonna, così, ok? Perché altrimenti lì troviamo un altro numero, d'accordo? Ciao Carmela! Allora, quindi siete pronte? Vi parto. Il mio è facilissimo perché io sono nata 4 gennaio 1976. Faccio 1976 più 4, che è il mio giorno, viene 1980. Più 1, che è il mio mese di nascita, 1981, ok? Quindi questo qui, che io ho preso a caso questa data, 1986, il 22 ottobre, viene 6 e 2, 8, 8 e 2, 10 e 1, 11, e quindi 19 diventa 20. Chi è nato il 22 ottobre del 22 ottobre del 1986, l'anno emblematico è il 2018. Ce l'avete fatta? Wow, fantastico! Lo sapevo che non era difficile, che mi stavate dietro questa sera. Quindi, questo anno è il nostro anno emblematico, anno karmico. Che cosa rappresenta quest'anno? Rappresenta la svolta della nostra vita. Perché anche se noi al momento non ce lo ricordiamo, oppure ci vorrà un pochino, ora che facciamo, ciao Stefi, ora che facciamo la connessione. Allora, Giovanna, non hai capito l'ultimo calcolo, si fa in colonna, anno più giorno più mese, ok? Il risultato è il nostro anno karmico. Allora, quindi i vostri anni adesso voi ve li scrivete e ve li tenete da parte, perché in quell'anno, ecco Luana, in quell'anno è nato tuo figlio e sicuramente quell'anno per te ha portato un cambiamento nella tua vita che, ciao Stefi, che ha condizionato poi tutto il tuo percorso, soprattutto il cammino che state facendo a livello spirituale. Ciao Graziella, buonasera. Quindi Claudia Grutta d'Auria, scusa, non lo so pronunciare il tuo cognome, 1961, sì, Martina 2007. In questi anni sicuramente c'è un qualcosa che è accaduto. Se ve lo ricordate, sicuramente è una cosa molto forte, altrimenti lo tenete da parte perché poi vi riverrà fuori questo anno, perché è un anno che sicuramente, in cui sicuramente è successo qualcosa e vi ha condizionato il percorso, ok? Quindi questo è molto semplice, è molto facile, quindi qualcuno di voi si 1970. Qualcuno di voi, a parte Laura, sì, che no, Luana, che era l'anno in cui è nata la figlia, qualcuno di voi ha ritrovato un qualcosa in quell'anno, perché poi ci sono da fare delle ricerche, in quell'anno lì, magari ci si mette sotto a vedere che cosa è accaduto, si ritorna indietro nel tempo, che cosa stavamo facendo, che cosa era importante per noi, e quindi da quell'anno qualcosa sicuramente è cambiato, se o vi ha condizionato. Se ve lo ricordate, bene. Se l'anno è nel futuro, Gabriella, fantastico. Se è nel futuro, allora il 2026 per te sarà un anno molto molto importante, per te o comunque per chi ha questo 2026. È un anno che darà una svolta alla vita della persona. Tatiana, hai conosciuto tuo marito? 12 anni, chi se lo ricorda? Cristina, io ne avevo 5. Lo sai che ancora lo sto cercando, ma sicuramente qualcosa è accaduto.
Allora, quindi Emanuela Cicotto a me è venuto fuori 2002, quindi Emanuela nel 2002 qualcosa è accaduto nella tua vita, è nata mia sorella, rifiuto, vedi Sara, c'è sempre un qualcosa che ha condizionato poi le nostre vite, è nato tuo fratello, il 2002 anche Luisa. Allora, questo era un calcolino che vi volevo donare un pochino così, perché poi voi dovete andare lì a pensare che cosa è accaduto e non ti risuona nulla, Laura, anche a me infatti, ma sicuramente tu segnalo questo anno, fai delle indagini, magari le zie, magari la mamma, qualcuno. Tu vi viene subito un intervento. Ciao Franca, Franca, non ti ho vista per farti gli auguri ieri. Allora, quindi non tutti ci possiamo ricordare al momento il particolare, ok? Quindi questo qui era un piccolo calcolo per darvi del materiale su cui lavorare. Poi, se voi mi mettete le vostre date di nascita questa sera, vi posso aiutare su qualcosa che vi sta a cuore, tipo io ho un blocco, oppure sui blocchi, oppure sui condizionamenti, o perché non ce la faccio a fare un qualcosa. Allora, sì, chi non se lo ricorda, iniziate a pensare. Allora, Veronica Chianello è la prima, 1987 il tuo anno. Ah no, non è, ok, stavi facendo ancora il calcolo. Veronica, che cosa è accaduto nel 1987? Ricordalo perfettamente. Ricorda, cerca di ricordare bene, perché sarà lì c'è poi c'è scritto il tuo futuro. Nell'anno emblematico. Allora, Emanuela Cicotto, 13 luglio dell'82. Emanuela, è una data bellissima, tu sei in una fase di trasformazione davvero importante. A livello spirituale è richiesta per te una prova tanto forte, tanto grande. E se tu prendi la giusta via, prendi, sei indirizzata comunque nel cammino spirituale, avrai degli sviluppi molto molto forti, cioè avrai qualcosa di grande, di importante che ti accadrà nella vita e che ti condizionerà, ok? Allora, adesso scorrono velocissimi i commenti e quindi leggo se mai richiedete. Allora, il calcolo Franca era anno in colonna, anno, sommando in colonna, anno più giorno più mese. Allora, oddio come scorrete. Glenda, 13 agosto, un blocco in amore del 73. Un blocco in amore, sì, Glenda, hai un blocco in amore perché c'è stato un qualcosa, sei stata tradita nella vita precedente e quindi in questa vita tu hai, scusate, un pochino paura, un pochino di timore e quindi c'è qualcosa che ti sta bloccando, anche incondizionatamente, non è una cosa inconsciamente che tu sai, di cui sei consapevole, ok? Quindi c'è proprio la paura che ti sta bloccando, quindi è come se tu avessi questo nodo importante da sciogliere. Allora, vi vado a rivedere. Ciao Rosetta, allora Antonella Rigotti, 17 gennaio del 65. Antonella, Antonella, tu io non lo so se già stai, sei in un cammino spirituale, se già stai riscoprendo te stessa, ma hai una connessione fortissima con il mondo spirituale, cioè tu riesci a vedere ciò che non è facile neanche capire, neanche comprendere. Sei allora del 65, tu sei diciamo potresti diventare una grande maestra, perché poi sei, non è sei, perché la data di nascita racchiude tutte le possibilità della persona. Quindi se ci sono dei blocchi, se ci sono dei contrasti, se ci sono dei conflitti, questa persona ci deve, la persona, noi ci bisogna lavorare sopra. Poi
per far sì di arrivare a ciò che è scritto nella nostra data di nascita. Quindi, Antonella, tu hai un grande potenziale, ok? Quindi, se non ci sono blocchi, se non ci sono conflitti e se non hai, se hai lavorato su te stessa, se hai raggiunto l'equilibrio, riuscirai ad essere una grandissima insegnante proprio perché hai proprio tanti doni, tanti, tanti, tanti importanti. Tu riesci ad andare proprio oltre, Antonella, è bellissimo questo, eh? Allora, Sara, la Sara 7 febbraio del 76. Sara, tu devi io sento forte in te il conflitto che vedo nella tua data di nascita. Che come se tu avessi il bisogno di aggrapparti a qualcuno, cioè non ti senti abbastanza da sola, quindi hai sempre la necessità di appoggiarti a qualcuno o ti senti forte solo se hai qualcuno accanto che ti dà la spinta, perché è come se tu ancora non riconoscessi le tue doti, le tue qualità, non riesci ad emergere, ok? Quindi c'è questo bisogno di coppia, ma non è la coppia della persona, dell'amore, quello che cerchi. Bisogno di coppia, cioè il bisogno di sentirti, ti senti a metà, ti senti troppo vuota e devi lavorare un pochino di più sull'autostima, perché tu non ti apprezzi abbastanza, Sara, e non riesci a vedere ciò che realmente sei, perché sei tante cose, Sara, perché la spiritualità è proprio la tua strada. Allora, vediamo, vado un pochino su, un pochino giù, un blocco in amore. Ah, Glenda, sì, ti ho vista. Lina Calascibetta, 17 novembre del 54. Allora, Lina, anche tu hai delle grandi doti che devono emergere, perché possono, fa, sono, fanno parte di te. Fanno parte della tua persona perché tu hai queste, come se tu fossi un guru che già sei stato maestro nelle vite passate e quindi questi doni è come se ci fosse un qualcosa legato troppo a questo mondo che ti impedisce di riscoprire tutto il tuo valore. Tendi forse a rinchiuderti un pochino troppo, quindi tendi o a svalutarti troppo. Ritrova te stessa. A te farebbe bene tanta meditazione, Lina, eh? Allora io vado un po' su, un po' giù. Allora, Luisa Vittoria Pirlo, 23 agosto del 71. 23 agosto del 71. Allora, 23 agosto, Luisa, tu dovresti fare in questa vita dei grandi cambiamenti, ok? Perché tu hai un grandissimo potenziale e tutto questo quando tu raggiungi il tuo equilibrio. Se già sei su una strada comunque abbastanza spianata, che hai lavorato tantissimo e ti sei portata avanti, tu in questa vita farai grandissimi cambiamenti proprio perché hai il potere di materializzare, di manifestare, di chiedere, ok? Quindi hai tanti otto in questa data, quindi c'è proprio l'equilibrio, lavora sulle. Ma io lo sento che tu hai già lavorato, ti sento che stai già molto avanti, c'è un cambiamento importante. Di cui non dovrai avere paura, prendi il volo e vai. Allora, grazie. Carmela Pace, Carmela 10 novembre dell'81. Allora, Carmela, tu sei, diciamo, è come se tu fossi un bivio, ok? Perché c'è davanti una strada bellissimissima, la strada del. C'è un po' l'eremita, ma è un eremita, non l'eremita che si sta isolando, l'eremita che ha già lavorato, che ha già meditato, l'eremita che ha raggiunto comunque il suo scopo, ok? Quindi hai tantissimi doni,
Ma le AI che ti vengono dalle vite passate, tu potresti occuparti di qualsiasi cosa, Carmela. Andiamo dalla spiritualità alla divinazione, l'astrologia, potresti fare tutto, 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 solo che tu hai un pochino, hai un 10 che ti potrebbe bloccare, perché il 10 allora o ti dà una grande spinta o ti blocca. Dipende da come sei te, siccome io ti sento ancora come se tu stessi a un bivio, sento un qualcosa qua nel cuore, nel chakra del cuore che non ti fa essere sicura. Hai bisogno di una certezza in più, vorresti più sicurezze, ti senti tanto, hai bisogno di qualcuno che ti rassicuri e che ti dia questa spinta, però non bloccarti, Carmela, perché hai un futuro meraviglioso davanti, eh. Allora, chi abbiamo? Tantissime persone sono arrivate. Mi volano i commenti, chiedo scusa se vi salto, magari riscrivete. Tatiana Zucconi, 21, 9, sì, settembre del 77, blocco lavorativo. Tatiana, 21, blocco lavorativo. Allora, Tatiana, tu hai il mondo. Che significa? Che tu hai completato, lo sai perché? Perché tu hai completato già un ciclo importante e devi solo fare presa su di te, d'accordo? Perché tu hai nel tuo anno un 6 e il 6 nell'anno è l'indecisione, è la persona insicura, è la persona che non è mai abbastanza, non sa che cosa fare e quindi rimane un pochino indietro, cioè come se non avessi, io parlo a livello proprio di energia, l'energia che va attiva a attirare il lavoro, l'energia che può manifestare, perché tu sei un 21, quindi hai il mondo, Tatiana, e il mondo ti dice che tu puoi realizzare ogni cosa, tu il ciclo l'hai già completato, sei un 9 nel mese, quindi il 9 è l'eremita, l'eremita è colui che arriva con una grandissima preparazione, quindi il blocco dipende solo dal tuo 6, che il 6 è una grande indecisione, il 6 è come se mancasse di fiducia, gli altri sono sempre più bravi di me, gli altri sono più fortunati e io non ho nulla e a me non mi guarda nessuno, gli altri vanno avanti, vedi, c'è un qualcosa che ti sta bloccando qui nel 6, nell'insicurezza, nell'incertezza. Allora, oddio, Smeralda, mi sono persa. Dopo di te c'era un nome e non ce l'ho più. Dove sono arrivata? Aiuto. Oh, Laura, ciao, ci provo anche io. 2 ottobre del 72. Allora, 2 ottobre del 72. 729. Ok, allora, Laura. Tu hai una grande connessione con il divino, con il padre, perché hai un 19 nell'anno, quindi senti proprio forte la presenza del divino, ti senti molto attratta, quindi se tu, non so se già lo fai Laura, però tu potresti parlarci direttamente, cioè hai questo contatto molto intenso che ti permette di sentire, percepire direttamente la voce del divino, la voce nel tuo cuore, ok? Solo che tu Laura hai questo 10 che ti potrebbe bloccare tantissimissimo, perché come abbiamo detto il 10 o è una ruota immensa che ti aiuta a fare grandi passi avanti, oppure è un potrebbe diventare sedia a rotelle, no? Il 10, quindi è un blocco che ti impedisce perché tu hai un 2, quindi io adesso lo sento un pochino come blocco, perché il tuo 2 nella data di nascita è sempre il bisogno di appoggiarti a qualcuno, come se tu ti sentissi troppo sola, da sola non basta, da sola non ce la fai. Invece la tua, diciamo che la tua strada è il divino, tu hai bisogno di Dio nella tua vita maggiormente, perché quando hai questa grande connessione, questa grande fiducia, amore incondizionato e fiducia incondizionata, perché chi ha il 2 è qualcuno che
È la persona che ha bisogno sempre di appoggiarsi a qualcuno per sentirsi forte, quindi questo bisogno incessante di trovare o una persona o una sicurezza, che sia un lavoro sicuro, un qualcosa di sicuro. E quindi no, se tu riuscissi a mettere fiducia cieca proprio nel creatore, vedrai che riesci a superare tutti i tuoi blocchi e riuscirai a fare dei passi grandissimi e diventi papessa, ok? La papessa, quella che conosce, quella che sa. Allora, aiuto. Vediamo, eh. Adesso vedo sempre questi numeri. Allora, Pinuccia Ferrari, 6, 3 del 61. Non mi sento considerata. Amore, sei un 6. Mannaggia, ecco perché non ti senti considerata. E quindi molto spesso sei costretta a indossare delle maschere. Che significa? Far finta che mi vada bene questa cosa. Ok, metto questi vestiti perché li mettono loro. Oppure non lo so, faccio questo perché lo fanno, perché so che gli piace a loro. Perché non dico quello che penso realmente, perché altrimenti già non vengo considerata. Figuriamoci se gli vado contro, ok? Quindi non ti senti considerata perché hai il 6 e il 3, che il 3 è la maschera che noi molto spesso indossiamo perché abbiamo paura di essere poi abbandonati, ok? Se noi diciamo la verità a qualcuno, c'è il rischio che poi questo qualcuno se ne vada e non gli piaccia quello che noi diciamo, ok? Però tu hai un 17 nell'anno, 17 è la luna. La luna nasconde tante possibilità, la luna è magnetismo, la luna è attrazione. Quando tu inizierai a credere molto di più in te stessa, perché tu, Pinuccia, vali tantissimo tesoro, ma hai delle potenzialità immense, straordinarie, perché il 6, se crede di più in se stesso, diventa un canale molto forte, può canalizzare, può percepire, ha l'amore universale nel cuore, quindi il 6 ama incondizionatamente e attira l'amore di tutte le persone e quindi vieni considerata. Devi solo fare un pochino come l'appeso, mettiti a testa in giù, guarda dall'altra parte, dal verso opposto, perché devi capire l'importanza che hai tu. I 6 sono persone speciali, ce ne sono pochissimi, quindi piuttosto che non sentirti considerata, pensa che bello, non sono come loro, ok? Ho lavorato tanto, mi ritrovo di nuovo davanti a un grande cambiamento sentimentale. Allora, vediamo, Elena Grossi, 30 maggio del 76. Vediamo Elena, Elena, 30, 30, 30. Il 30 parla direttamente con Dio, lo sai? E poi in questa vita devi fare dei grandissimi cambiamenti. Quindi già dal nome che vedo qui, credo che tu già sia abbastanza avanti, in questo tuo cammino, in questo tuo percorso, perché hai dei numeri meravigliosi, quindi sei una persona che deve andare avanti, devi fare tanta strada, devi portare dei cambiamenti importanti e perché no, dar vita anche a qualcosa di nuovo, ok? Perché sento una grande energia in te, ma proprio tantissima, tantissima, tantissima. Allora, Carmela, verissimo, è vero, sono a un bivio, è vero che ho le capacità per fare tutto, ma non so perché mi blocco e dico se ci fosse qualcuno che mi dia sicurezza, Carmela, vedi tesoro, la sicurezza la devi trovare in te stessa e nella forza che ti sta dando il creatore. Allora, vediamo dove siamo arrivati. No, perché mi ripete sempre le stesse persone che l'ho già fatte. Allora, Smeralda, ecco la Smeralda, avevo letto ma non ti ho fatto. 21 11 66 blocco lavoro. 21 11 66 6 6 12 c'è un 22. Ah, il 22 è il matto, Smeralda, perché tu allora hai un mondo. Il mondo è meraviglioso, quindi il mondo può fare quello che vuole.
perché il mondo ha completato il ciclo, quindi il mondo ha tutte le potenzialità per diventare chi vuole l'undici. L'undici è il maestro, l'undici è il guru, l'undici è colui che ha una grande energia, ok? Quindi questo 22 è il matto. Che cosa succede quando il matto? Il matto è la carta dei tarocchi, io sto parlando dei tarocchi di Jodorowsky. Tante volte qualcuno dice questa sta dando i numeri, sì. Però il 22 è lo strano, no? Quindi si sente diverso, si sente quando è in conflitto. Quando è in conflitto blocca il lavoro perché ha il conflitto anche del territorio, non si ritrova, quindi non trova la sua casa, non trova se stesso e quindi quando c'è qualche blocco, Smeralda, significa che la persona dovrebbe lavorare di più sul proprio equilibrio. Quindi quel matto che in realtà si sente diverso dovrebbe sentirsi speciale, deve essere la pecora nera della famiglia che cambia il futuro di tutti, di tutte le sue generazioni e salva la sua famiglia, ok? Quindi il 22 si deve sentire speciale, si deve sentire la persona senza regole. Io non ci sto alle regole di nessuno perché io sono speciale, io sono particolare, io posso tutto perché io sono un 21, io sono un 11 e quindi decido io. Quindi è perché non lasci decidere, è come se tu sottostassi alle regole degli altri, ok? Quindi mi viene molto quello. Allora, vediamo, dove siamo? Oddio. Sì, nella testa, maniera telepatica, devo ancora capire chi è, ma mi parlano. Certo, Laura, sì, ti parlano tesoro, perché tu hai una forte connessione con il divino. Quindi sappi che il divino ci parla, eh. Noi magari pensiamo tante volte che il creatore può parlare, il creatore con noi. No, invece sì. Tante volte noi diciamo che stiamo analizzando, il creatore non lo possiamo sentire, no, il creatore si fa sentire benissimo e quindi parla a tutti. E quindi le voci che senti, Laura, potrebbe anche essere il creatore, non si sa, perché tu hai questo 19 molto forte, 19 è il padre, è il sole. Allora, vediamo, aiuto. Facciamo il compleanno a Rossana De Carli. Allora, è un periodo molto giù di tono, Leda Galeffi, sono operatrice olistica, infatti già dal nome, però si sente una bellissima energia, Leda Galeffi, 15, 11 del 58, sei un pochino giù di tono, allora 8, 5, 13, abbiamo 23, 5. Allora, sei un pochino più giù di tono, Leda. Leda, tu hai il 15, il 15. Se non è un forte magnetismo, è un'agitazione importante. Tu hai un 15 e un 11, no? Un pochino in antitesi, perché l'11 è il massimo della spiritualità, il 15 è il diavolo, è la passione, sono anche i sentimenti, le emozioni, quelle tanto forti. Quindi diciamo che stai andando un po' così, no? Stai giù di tono perché non hai trovato ancora il tuo equilibrio. Tu hai nell'anno un 5, il 5 è quello che deve fare una scelta importante, che deve fare dei cambiamenti tanto grandi in questa vita. E quindi Leda, se non sei in equilibrio, non sai dove andare con questi, dove lo faccio il cambiamento, dove vado, che faccio, oddio. E quindi ti senti giù perché non ti senti realizzata, perché tu hai un compito da portare avanti e ancora non l'hai fatto e quindi di conseguenza tendi a demoralizzarti molto spesso perché l'undici si umilia. Okay, se non è in equilibrio, piuttosto che essere un maestro, piuttosto che essere colui che ha tutto e sa di valere tantissimo perché ha tutti i suoi doni e il 15 deve usare questo forte magnetismo per attrarre e mettere passione in tutto ciò che fa, perché il diavolo non è una carta brutta, cioè non ha un significato brutto. Ok, quindi potrebbe essere nella accezione più negativa quando c'è tormento, quando c'è gelosia, quando c'è rabbia, quando c'è instabilità.
o quando ci sono dei vizi importanti, ma è una carta bellissima che prende significati molto belli quando si parla anche di stabilità, perché il 15 potrebbe parlare anche di lavoro, no? Di contratti, di cose proprio materiali che ci servono comunque in questa incarnazione, ma anche di grande magnetismo, di grande forza e di grande determinazione. Quindi dovresti un attimo equilibrare la tua parte spirituale con la parte quella un pochino più terrena, perché comunque sì, è vero che noi siamo spirito, ma siamo anche umani, no? Ancora in questa vita. Quindi bisogna portare avanti tutte e due queste sfaccettature e prendi sicurezza, prendi forza perché tu puoi tutto, Leda. Allora, vediamo, Simona, oddio, mi è scappato Simona e poi è scomparso. Ciao Carolina, buonasera. Allora, Giovanna, mamma mia, Giovanna, quanti due hai? 2-2 dell'82. 2-2 dell'82, c'è la coppia in tutti i modi, quindi 10-20, cioè tu hai un 2 e un 20. Praticamente se sei in equilibrio con te stessa, Giovanna, quindi hai raggiunto l'equilibrio perfetto, perché sai il tuo valore. Sai tantissime cose perché il 2 in equilibrio è la papessa ha una grandissima conoscenza, ha la saggezza, ha il potere e ha anche tantissimi doni, tantissime capacità e sa quando usarle. E quando il 20 è il giudizio, è la connessione con il mondo angelico. Se tu non hai questo equilibrio, che ti senti sempre un pochino non realizzata, oppure che sei ansiosa, agitata, allora il tuo 2 ti sta dicendo che te la devi smettere di cercare appoggio negli altri o qualcuno che ti dica quanto vali. No, perché tu vali tantissimo, Giovanna, e hai tutto dentro di te. Allora, Rosa Delfino, 15 agosto dell'85, ecco un altro 15. Allora, tu, Rosa, però ti sento forte, eh? Non vedo che hai tutto questo grande, tutte queste grandi difficoltà, perché io sento che tu il tuo 15 lo sai usare molto bene. Poi tu sei nata il 15 agosto, ogni data importante, no? Diciamo che sono persone speciali. Le persone nate in date molto forti già nascono con un'energia importantissima, quindi già la sentivo forte la tua energia rosa. Quindi 15 agosto dell'85, hai tanta determinazione, tanta forza, tanto carisma e hai il potere appunto di attirare, ma anche la guarigione c'è in te, Rosa, perché comunque gli 8 sono anche dei guaritori, quindi tu hai poi un 23, quindi il 23 è un 5 destinata a fare grandi cambiamenti. Ok, sto guardando l'orario, ci siamo ancora. Rosa, perfetta, io non ti sento proprio perfetta. Simona, 1° giugno dell'88, 1° giugno dell'88. Allora, Simona, tu devi dare vita a qualcosa di importante, però hai l'incertezza, hai il dubbio, sei una persona che ha bisogno di essere rassicurata, che non crede abbastanza in se stessa e che quindi ha bisogno di cercare qualcuno che si accorga di lei, perché molto spesso ha paura di non essere vista. Mi sei scappata e non vedo più l'anno. Mannaggia, mi dispiace che non ti vedo. Io vado un pochino più su. Allora, ma che bello, Nuccia, 21-12 del 54, bella, 21-12,
Non ce l'avevo fatta prima, no, le foto mi sembravano le stesse, 21-12 del 54, il 21-12 a parte che è una data straordinaria, meravigliosa, mi piace tantissimo perché sono tutte date di passaggio, date di trasformazioni molto importanti. Poi il 21 è il mondo, il 12 è l'appeso, però io non ti sento, cioè ti sei sacrificata, io sento che tu il sacrificio l'hai già fatto, l'hai fatto nel passato, ne hai fatto tantissimissimissimo. Però adesso sento forte questa voglia, questo desiderio di riconnetterti al Creatore e tu hai tutte le caratteristiche e le potenzialità per farlo, perché tu sei un 21 e sei un 19 nell'anno, quindi il 19 è il Creatore, lo senti proprio forte, 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 forte. Molto bella la tua data, quindi vai, devi volare alto. Comunica con il creatore, parlaci, chiedi tutto quello che vuoi perché lui ti ascolta e ti aiuta. Allora, hai usato le stesse parole della nonna in canalizzazione della scorsa diretta. Hai tutto, grazie. Oddio, che bello! Allora, può aiutarmi mio figlio Davide? Mio figlio Davide, in che senso? C'è tuo figlio? Io sono sempre quella che dice abbiamo l'autorizzazione dei figli perché non si guardano le cose degli altri. Allora, vediamo Angela Russo, 29-11 del 71. 29, ma che bello, guarda quanti 11, Angela, bellissima, 11, 11 e 18. Straordinaria, cioè Angela, tu in questa vita puoi lasciare davvero il segno. Lasci il segno nella guarigione. La guarigione, ma lo sai come ti sento? La guarigione tua, io la sento nelle parole. Hai una capacità di dare amore, dare guarigione soltanto con le tue parole, perché sei molto, puoi far tutto, cioè è come se tu avessi tanti tanti doni, non c'è bisogno neanche che tu faccia più di tanto, perché tu basta la tua presenza per guarire qualcuno. Una persona si rivolge a te, ti racconta una cosa, tu sai sempre che cosa dire e la persona sta benissimo. Allora, Antonia 4-4 del 62, bello, Antonia 4-4, tu hai tanto, hai una connessione molto forte con, io sento con i santi, Antonia, ce l'hai? Poi fammi sapere, perché sento questa capacità bellissima di comunicare. Di chiedere guarigione anche con la preghiera, ok? Ce l'hai molto molto forte. Poi tu hai un 18, quindi 18 sono le stelle. Le stelle puoi ottenere di tutto perché tu hai il favore del cielo. Sei molto amata nel cielo, ma sento tanto i santi, ma proprio forte, forte, forte. Hai il potere nella preghiera molto importante, quindi sei molto stabile, sei molto sicura, sei una persona, però devi stare attenta a non eccedere, con la materia, con questo equilibrio, non solo qui. Fai che il tuo 4-4 diventi un 8 e che quindi che tu sia connessa sopra e sotto, d'accordo? Perché tu hai un potere grandissimo. Allora, proprio come dici, è faticoso usare, lo so, amore. Dove sono finita? Arrivo, eh. Hai pace, che bello, te l'ho fatta la domanda nel caso, hai tempo, grazie, era importante. Luisa, che mi hai fatto, amore? Non la vedo, devo tornare su. Aiuto, perché mi scappano, mi ritorna, non so dove mi va indietro. Ciao Giussi bella, Giuseppina, Giuseppina Mura, amore, bellissima. Allora, Nadia 10, mi sei fermata a te, un messaggio per me, messaggio, li leggo i messaggi attraverso i numeri, sono ciò che i vostri numeri vi vogliono dire. 14 marzo del 72, allora, il 14 marzo 72. Allora, Nadia, tu... Devi
prendere più fiducia in te stessa, ok? Perché tu hai un flusso di energia continua, perché sei un 14, però hai questo 3, che il 3 è la maschera, ok? Che cosa ti sta dicendo? Che devi stare attenta a non fare sempre ciò che dicono gli altri, oppure ti nascondi per paura di offendere, ti trattieni per paura di non essere accettata. Quindi c'è questo 3 che un pochino ci sta disturbando, perché altrimenti tu hai un 19 che è una connessione fortissima con il creatore, quindi sei completamente centrata, ok? Quindi togli questo 3 e sei perfetta. Guardo l'orario nel computer, mi giro perché lì ho il computer, qui ho il telefono. Allora, chi ho? Aspettate, andiamo a vedere. Claudia Elisabeth Nicolini, 23 luglio dell'86. Se non mi scappi, arrivo, 23 luglio dell'86. Allora, anche tu Claudia, non te l'ho fatta perché sai che ho visto già questo 5, questo 7. Sono i cambiamenti fortissimi importanti a livello spirituale. Poi tu hai però un 24, che il 24 ti potrebbe dare un po' di fastidio, Claudia, se non sei abbastanza centrata, tesoro, se non hai una grande sicurezza, fiducia in te stessa e nelle tue qualità di chi sei e di quello che puoi fare, c'è il rischio che mi ti blocchi un po' e rimani indietro. Oddio, che faccio, che non faccio, lo faccio o non lo faccio, sempre nell'indecisione, sempre nell'insicurezza, sempre forse è meglio di no, ma dove vado io? Guarda che ci sono già quelli che sono bravissimi, per dire Claudia, c'è un po' il bisogno di credere di più in te stessa e in quello che devi fare, perché tu farai grandi cose, perché tu sei connessa con il mondo spirituale, quindi hai la capacità di canalizzare, hai la capacità di guarire e di portare dei cambiamenti importantissimi. Allora, grazie a te. Viviana, 1º marzo del 68. 1º marzo del 68. Allora, tu, Viviana, la tua data ti sta dicendo: hai dei poteri immensi. Tu potresti essere un'innovatrice, un precursore di un qualcosa importante, solo che devi imparare uno, ad avere più fiducia in te stessa, e due, a non farti troppi scrupoli, soprattutto per gli altri. Hai paura di offendere, paura di deludere, paura di non essere ciò che gli altri si aspettano che tu sia, perché tu hai sia il 24 nell'anno che diventa un 6, quindi il 6, gli altri sono migliori di me e io non so che fare, oddio, no, perché nessuno mi vede, nessuno mi prende in considerazione perché loro hanno quella cosa e io non ce l'ho, ok? Togliamo la maschera del 3 del tuo mese ti sta dicendo: non avere paura di dire ciò che pensi realmente, perché non è vero che offendi, ma ti prepari il terreno, perché tu sei un uno. L'uno va veloce avanti a tutti e li supera tutti, quindi l'uno sta avanti. L'uno può fare migliaia di cose insieme e farle tutte perfettamente, ok? Quindi togli questa maschera e di quello che pensi e fai quello che desideri senza paura di essere giudicata. Allora, chi abbiamo? Chi abbiamo, Claudia? L'abbiamo fatta. Allora, Vanessa Pirri, ti ho fatta 21. Sì, boh, 21-12 me lo ricordavo. Vanessa, ti ho fatta, aiutatemi, perché io posso perdere i colpi. Ciao Morena, buonasera. Allora, Lucia Verrilli, che ti avevo vista anche prima, 26-8 del 63, però dopo mi eri scappata. Vediamo quanto manca. Ok, 20-20. 26-8, mamma mia, il 26 agosto sono nati tanti, tanti miei amici il 26 agosto.
Allora, 26 agosto, guarda quanti 8 hai anche tu. Tu hai 8, 8 e 19. Bellissimo, Lucia, molto molto bello. Hai il potere di manifestare, hai la guarigione, hai l'equilibrio, sei la persona saggia, ma io già ti sento così, perché quando di solito dico no, però tu hai questo blocco, non sento i blocchi in te, ti sento proprio una persona bellissima che si sente, che si sta realizzando. Ok? Stai realizzando i tuoi sogni, c'è ciò che ti eri prefissata, perché c'è in te l'equilibrio, c'è la connessione con il divino, ma c'è anche la connessione con la terra, quindi tu sei una persona saggia, responsabile, con un grande potere di guarigione, guarigione, sia guarire te stessa, ma guarire anche gli altri. Okay? Quindi, e hai una connessione importantissima con il divino. Allora, mi siete scomparse. Non ti ho fatta, amore. Arrivo, Vanessa, no? 21-12 del 93. 21-12 ho detto già prima che è una data meravigliosa, stupenda e bellissima, che porta dei cambiamenti importanti, perché tutti coloro che sono nati il 21, diciamo che sono in una fase di transizione in questa vita, passano da una situazione ad un'altra perché devono evolvere tantissimo ed evolveranno tutti, perché il 12 è l'appeso, è la persona che si è sacrificata, è la persona che è rimasta anche un pochino più indietro, perché doveva capire qual era il suo compito e perché si voleva muovere solo quando era sicuro di se stesso. Ok, quindi il tuo 21 ti sta dicendo che tu hai il mondo, quindi tu hai già completato il tuo ciclo e sei sicura di quello che stai facendo, ti sei già sacrificata. 9, 3, 12, quindi abbiamo un 22, cioè hai la stessa data, credo. Il 22 è il matto, oppure sono date molto simili tra di voi, che sono date stupende, bellissime. Chiedo scusa. Il matto è la persona che non si deve sentire profuga, non si deve sentire straniera, non si deve sentire diversa. È una persona importantissima che ha dei potenziali grandi. Scusate. Hai un grande potenziale e devi sentirti speciale. Quando tu ti sentirai speciale, quando tu ti sentirai proprio all'altezza della situazione che ti si sta mostrando, tu farai dei cambiamenti importantissimi, perché tu sei destinata a sconvolgere, Vanessa. Devi proprio cambiare tante situazioni. Cambiare non solo la tua, anche quelle della tua famiglia. Guardo l'ora, 20 e 24, ci siamo quasi. Allora, Esther De Plano 2977, fantastica Esther, 29 aprile 9-2-11, 4 e abbiamo un 7-7, un 14, però c'è un 24. Allora, Esther, se non fosse per questo anno, che non perché ti sei sbagliata a scriverlo, proprio il 1977, che un pochino ti condiziona, ti frena, ok? Hai dei numeri stupendi, quindi hai una grande connessione con il mondo spirituale, con delle grandi potenzialità anche nella preghiera, anche nel far accadere le cose, nel realizzare, ma non le cose come l'otto che manifesta ricchezza o chissà che cosa manifesta l'otto, qualsiasi cosa desidera. Il tuo 4 è un 4 che riesce ad ottenere l'aiuto del mondo spirituale, perché tu sei umile, perché sei amorevole e perché chiedi anche per gli altri, non solo per te stessa. Però c'è questo 6 che ti fa rimanere forse troppo nell'ombra, Esther. Hai paura di emergere, hai paura di essere vista a volte perché non ti senti abbastanza, non ti senti tranquilla, non ti senti sicura, non ti senti all'altezza, ok? Allora, vediamo, eh. Mi volano i numeri. Paola Rinaldi 29, 9, bello, sei nata nel giorno degli arcangeli.
Del 65, stupendi, la tua data è bellissima. Tu Paola, a parte che hai questa connessione forte, questa protezione degli arcangeli, importantissima, davvero, non solo perché sei nata nel loro giorno, ma hai tutti questi 11, 9 e il 21, quindi il 21 hai completato il ciclo, il 9 è l'eremita, quello lì che comunque non quello che sta in disparte, ma quello che sa, è ora che metta fuori tutto quello che conosce, perché lui sa tutto e ha tante potenzialità, quindi sei un 11. Ti vedo già sulla buona strada, Paola, tu già hai avuto tanti riscontri, hai avuto tanti segnali e stai avendo tante soddisfazioni dalla vita, perché il tuo cammino è proprio questo. E, no, io ti sento proprio che ci stai andando. Quindi non sento blocchi in te, sento che stai facendo un lavoro immenso e che hai una grande umiltà che ti aiuterà proprio tantissimo, ti aiuterà ad emergere, ti aiuterà ad ottenere tutto quello che desideri. Carla, ti faccio perché è il tuo compleanno, tantissimi auguri tesoro, 4 marzo dell'84. Allora Carla, tu hai una grande sicurezza, hai una grande stabilità, sei una persona molto matura, molto saggia, una persona equilibrata, però molto spesso ti nascondi anche tu c'è un 3, no? Il 3 un pochino blocca le persone perché si sacrificano piuttosto che offendere chi hanno di fronte, piuttosto che dire no, non ce la faccio, non ho voglia, non mi va, no, che bello, certo che ti aiuto, magari sono dentro sfinite, quindi questa particolarità è molto forte in te, la sento molto forte e hai anche tu un 22 nell'anno e il tuo 22 nell'anno ti sta dicendo che se tu riscopri il tuo potenziale, potresti fare dei cambiamenti davvero importanti. Nella terra hai costruito, qui devi costruire in cielo, cioè significa devi seguire il cammino spirituale portando dei grandi cambiamenti senza paura di ciò che pensano gli altri, soprattutto la famiglia, soprattutto chi ti sta più vicino. Non rimanere nei loro condizionamenti, no, perché tu hai un grande compito di guarire con la tua presenza, con le tue parole, con le tue preghiere, quindi non pensare, cioè non ti far vedere come la strana, no, io sono quella speciale della casa, fortuna che ci sono io. Allora, ci siamo? Sì, 20 e 29. Allora, è stato bellissimo stare qui con voi. Mi dispiace che non sono arrivata a tutti e spero di avervi allietato la serata. Ringrazio tutti, grazie, è un piacere anche per me. Grazie Antonella, grazie Mirella, grazie Gaetano, grazie a tutti voi e un bacio grandissimo. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao, buonasera.